Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. La mappa per scoprire i pianeti abitabili. La caccia ai pianeti abitabili non si ferma. La lista di quelli che, in teoria, potrebbero ospitare la vita si allunga e per aiutare gli astronomi a districarsi tra i tanti obiettivi sensibili è stato stilato un elenco prioritario di requisiti che i pianeti devono avere per essere studiati più a fondo, ricavandone un indice di abitabilità. Per calcolarlo, i ricercatori dell'Università di Washington, firmatari di un articolo pubblicato sull'Astrophysical Journal, si sono basati non solo sulla presenza dei pianeti nella cosiddetta zona abitabile, cioè alla giusta distanza dalla loro stella per permettere l'esistenza di acqua liquida, ma hanno considerato anche la rocciosità, l'albedo, cioè la frazione di luce riflessa dalla superficie, e l'eccentricità dell'orbita. È emerso che i pianeti più probabilmente abitabili ricevono tra il 60 e il 90% della radiazione terrestre e hanno orbite circolari. Sui candidati in possesso di questi requisiti si concentrerà l'erede di Hubble, il James Webb Space Telescope. Perché Curiosity non può toccare l'acqua di Marte? La scoperta dell'esistenza di acqua liquida salata sulla superficie del pianeta rosso ha scatenato il desiderio di conoscenza di scienziati appassionati. Ma per saperne qualcosa di più sulle strisce umide che segnano il suolo marziano, facendo pensare a veri e propri ruscelli, bisognerà aspettare ancora. Al momento, infatti, è impossibile guidare il prezioso rover Curiosity nella direzione dell'acqua, che si trova in una zona individuata dallo strumento orbitante MRO. Il motivo dell'impedimento non è tecnico, ma burocratico. Marte deve sottostare alle leggi terrestri che si rifanno all'Outer Space Treaty. Questo trattato impedisce di contaminare il suolo di altri pianeti e questo spiega perché Curiosity non possa toccare l'acqua. Ma tra qualche anno saremo in grado di saperne di più. È in partenza la missione europea ExoMars che veicola anche un trapano italiano sterile. Grazie a questo strumento potremo finalmente toccare la superficie di Marte. Il passato turbolento di Caronte. La sonda della NASA New Horizon, la prima della storia ad aver raggiunto Plutone, ha spedito a Terra delle sorprendenti immagini di Caronte, la luna più grande del pianeta nano ai confini del Sistema Solare. La superficie di Caronte rivela una cintura di fratture e canyon nella zona a nord dell'equatore. Questo suolo così accidentato si allunga per più di 1600 km. Secondo gli scienziati, rivela un passato a dir poco turbolento. L'emisfero sud, invece, si mostra più pianeggiante, con una presenza minore di crateri, i quali si caratterizzano per essere meno profondi e meno grandi, il che indica che sono più giovani rispetto agli omologhi settentrionali. Una spiegazione possibile per la superficie più liscia è un fenomeno chiamato criovulcanismo, ma ne sapremo di più da qui a un anno, quando arriveranno altre immagini catturate da New Horizon. Come scomparvero i dinosauri? Il principale imputato per la scomparsa di massa dei dinosauri resta l'asteroide Chicxulub, un bolide da 10 km di diametro che devastò la Terra 66 milioni di anni fa e ne cambiò per sempre il volto. Ma ora spuntano anche dei corresponsabili. Si tratta dei vulcani, sostiene uno studio pubblicato su Science. I ricercatori hanno osservato la stratificazione geologica dell'altopiano del Deccan, in India, riuscendo a risalire alle attività della zona nei 50.000 anni successivi. Successivi all'impatto dell'asteroide. Ne è risultato che le eruzioni diminuirono, ma la quantità di magma eruttato aumentò notevolmente, forse proprio in conseguenza dell'impatto. L'idea è quindi che l'asteroide abbia modificato l'attività vulcanica in tutto il pianeta per mezzo milione di anni, contribuendo alla distruzione dell'ecosistema preistorico. L'appuntamento con le news finisce qui, vi lasciamo come di consueto al nostro approfondimento settimanale. Dal 4 all'11 ottobre Samantha Cristoforetti gira l'Italia da Trento a Napoli insieme ai colleghi di missione Anton Shkaplerov e Terry Wirtz per raccontare Futura, 200 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale tra esperimenti scientifici e splendide foto scattate dalla cupola. Il tour è uno dei tanti impegni pubblici che Astro Samantha deve affrontare, immergendosi nel calore dei suoi tantissimi fan. Il momento del rientro a Terra dopo una lunga permanenza nello spazio è però molto delicato. Ricordiamo che Cristoforetti è l'astronauta ESA ad aver accumulato il maggior numero di giorni consecutivi sulla stazione.
Ma cosa succede al corpo una volta che l'astronauta torna a Terra? Ne abbiamo parlato con Enrico Alleva, responsabile del reparto di neuroscienze comportamentali dell'Istituto Superiore di Sanità e presidente del Consiglio Tecnico Scientifico dell'ASI. Deve riadattarsi alla condizione terrestre, luce, ma soprattutto gravità. Deve riacquisire l'osso, che si è diminuito moltissimo, si è quasi dissolto, il muscolo, che è grandemente sceso, ma deve soprattutto riadattarsi a una vita sociale, a interagire con gli altri, con la diversità dei volti, dei sorrisi, qualche volta dei rimproveri. Deve soprattutto avere a che fare con il fatto di essere diventato un grande personaggio, intervistato, vezzeggiato, spesso promosso se un militare. E questo cambiamento da un punto di vista sociale è forse quello più pericoloso rispetto a quello fisico. Comunque il suo sistema endocrino, il suo cuore, il sistema cardiocircolatorio, anche quelli, insieme allo stress di essere diventato un personaggio famoso, tutti quanti devono essere monitorati. La risposta allo stress non è la stessa per tutti. Ecco cosa ci ha detto Samantha Cristoforetti. Diciamo che preferisco concentrarmi sugli aspetti positivi. Gli aspetti positivi sono sicuramente quelli di poter comunicare al grande pubblico, quindi a un numero vasto di persone, la bellezza e il fascino dell'esplorazione spaziale. Gli astronauti sono allenati da professionisti esperti, sono degli atleti e hanno delle nozioni profonde sull'alimentazione, sulla fisiologia muscolare, sull'esercizio fisico e quindi sono pronti a controbilanciare eventuali rischi per la salute. I pericoli vengono così arginati e sulla Terra possiamo beneficiare di tutti i progressi in campo medico ottenuti grazie ai viaggi spaziali. La risposta del corpo degli astronauti apre la strada a nuove cure. Quindi tutte le sue risposte, una volta comprese e analizzate, permetteranno di migliorare malattie come quelle neurodegenerative, quelle cardiovascolari, quelle che hanno a che fare con lo stress e con la perdita del controllo, quelle che hanno a che fare col metabolismo, come il diabete, o quelle che hanno a che fare con i problemi di regolazione di un organo così delicato come i nostri reni. Accanto all'aspetto prettamente scientifico e tecnologico, alle ricadute a terra delle scoperte spaziali, si affianca naturalmente anche l'eterna fascinazione per l'ignoto, per l'amore che spinge a scoprire cosa c'è al di là del cielo. I tre re magi erano tre astronomi, studiavano le comete e non c'era la televisione, non c'erano i media di massa. L'idea di andare a conquistare lo spazio è antica come la specie umana. Anzi, se guardiamo bene il film di Stanley Kubrick, 2001, Odissea dello spazio, anche i primi scimmioni che usavano strumenti guardavano la Luna e si chiedevano quello che si chiede nel bellissimo suo volo degli uccelli Leonardo da Vinci: densa e grave, come sta la Luna? È un corpo denso, è un corpo grave che pesa, come fa a stare appiccicata nel firmamento?